Benvenuti al 28° incontro con la storia d'Italia. Tratterò del periodo 1980-2016 con particolare riferimento alle missioni di pace all'estero. Tale argomento interesserà anche il successivo 29° incontro. Iniziamo questo incontro con un filmato edito dallo Stato Maggiore Esercito. Enumerare e descrivere tutte le missioni di pace all'estero a cui le forze armate italiane hanno partecipato richiederebbe molto tempo. Basti pensare che dal 1855 ad oggi sono stati 60 gli interventi effettuati nel mondo, alcuni anche di lunga durata ed altri ancora in corso. Ci siamo limitati a descrivere gli interventi di peacekeeping a decorrere dal 1982 dei contingenti italiani inquadrati in organismi quali l'ONU e la NATO o nell'ambito di forze multinazionali alla cui formazione hanno partecipato reparti bersaglieri. Il nostro Paese, per la sua collocazione geografica e per le sue dimensioni socio-economiche, sta acquistando sempre più tangibile credibilità ed influenza nella sfera politico-militare della scena internazionale e per tale motivo può svolgere un ruolo sempre più significativo e responsabile nello sviluppo delle iniziative per il mantenimento della pace. Queste sono parole del ministro della difesa italiano onorevole Lelio Lagorio negli anni Ottanta. In questo quadro di riferimento troverà piena giustificazione l'impiego delle forze armate italiane in un'operazione oltremare, quella in Libano, ad iniziare dall'agosto 1982. La prima operazione è la missione Libano 1, e l'onere e l'onore di svolgerla fu affidato ancora una volta ai figli di La Marmora. A determinare l'intervento è la tragica guerra civile che sta flagellando il Libano e che dal 1975 ha già provocato 60.000 vittime. A fronteggiarsi sono da un lato le milizie cristiane composte soprattutto da maroniti, guidati da Bashir Gemayel, dall'altro una coalizione di palestinesi, libanesi sunniti e libanesi sciiti. Dopo 5 anni di guerra civile, la Lega Araba è intervenuta per pacificare il paese con l'impiego di reparti siriani, 3 brigate, e ciò complica politicamente la situazione in quanto non solo si schiera a favore delle fazioni musulmane anziché essere neutrale, ma crea anche disturbo alla frontiera israeliana. Israele non accetta questa situazione alla sua frontiera ed interviene in Libano. È proprio la preponderante superiorità israeliana che in pochi giorni minaccia di annientare le milizie musulmane e il contingente arabo
e per impedire anche un intervento delle due superpotenze che nell'area sono già a contatto visivo, la diplomazia internazionale, d'accordo con il governo libanese, concorda che USA, Francia e Italia inviano ciascuno un contingente. Il mandato della forza multinazionale in Libano prevede di interporsi fra gli schieramenti in lotta, liberare le forze asserragliate a Beirut e portarle in salvo in Siria, proteggere l'incolumità degli abitanti della città da eventuali rese dei conti, favorire il ripristino della sovranità del legittimo governo libanese in quella parte del territorio da anni sottratto alla sua autorità. Compito questo, della cui positiva conclusione dubitano seriamente gli osservatori internazionali, specie considerando che i parà della legione straniera francese e i marinzi USA, invisi alla popolazione musulmana, potrebbero trovarsi ad operare proprio nella parte della capitale dove la popolazione, quella sciita, è a loro più ostile. Responsabile dell'intera operazione di pacificazione è il Comitato Politico Militare del Libano. Tale comitato è presieduto dall'ambasciatore itinerante USA Philip Habib, figlio di libanesi, e formato dagli ambasciatori delle nazioni. Per l'Italia, l'ambasciatore Franco Lucioli Ottieri, che forniscono i contingenti, e dai comandanti degli stessi. Il mandato è di un mese, ma secondo la pianificazione del comitato militare, la fase di sgombero da Beirut delle forze siriane e dell'esercito di liberazione della Palestina, PLA, possibilmente non deve superare i 17 giorni e dovrà essere realizzata ripartendo i compiti fra i tre contingenti. In particolare, i marinzi USA rimarranno nel porto di Beirut per fornire sicurezza allo scalo marittimo, da dove, scortati dalle navi della Sesta Flotta, partiranno i fedaini di Arafat. I parafrancesi presidieranno la parte centrale della capitale. I bersaglieri provvederanno a portare in salvo in Siria i militari siriani ed i miliziani dell'Armata di Liberazione della Palestina. Per l'Italia, il contingente è costituito dal secondo battaglione bersaglieri Governolo di stanza in Legnano, Milano, comandato dal tenente colonnello Bruno Tosetti. Al reparto è stato assegnato un plotone di carabinieri con funzione di polizia militare. Al contingente italiano vengono assegnati il settore e il compito più rischiosi, motivo per cui il tenente colonnello Tosetti raggiunge Beirut una settimana prima dell'arrivo della sua unità. Il contingente italiano con le sue forze deve presidiare la fascia smilitarizzata, proteggere le colonne palestinesi dirette in Siria, presidiare la base logistica. Le prime due attività, quelle di presidio e quelle di scorta, vengono svolte dalla prima compagnia bersaglieri comandata dal capitano Vincenzo Lopso e dalla seconda compagnia bersaglieri comandata dal tenente Riccardo Marchiò. La terza attività è svolta dalla compagnia comando e servizi, rinforzata da unità logistiche speciali e dal plotone Genio Pionieri, comandata da chi vi sta parlando, capitano Nicola Toma. Il 21 luglio 1982, al comando del secondo battaglione bersaglieri Governolo, presso la caserma Cadorna, giunge notizia dell'impiego in Libano. Inizia l'afflusso di rinforzi e il 17 agosto 1982 il contingente è pronto e lascia la propria sede. Dopo un primo trasferimento a Brindisi il 21 agosto 1982 si imbarca sulle navi militari Grado e Caorle che insieme al traghetto Buona Speranza e alla fregata Sagittario raggiungono Beirut il 26 agosto. All'arrivo la seconda compagnia bersaglieri occupa i posti da presidiare, rilevando i soldati dell'esercito di liberazione della Palestina armati ed inquadrati nell'esercito siriano.
Dal 27 al 31 agosto si svolge la fase più difficile della missione, il trasferimento degli assediati, esercito di liberazione della Palestina e le tre brigate siriane da Beirut alla frontiera siriana sotto la scorta dei bersaglieri. In totale furono scortati 952 mezzi di vario tipo e 6.509 uomini. Mentre le compagnie fucilieri continuano a presidiare sino all'11 settembre i punti nevralgici di Beirut che sono stati assegnati al contingente, la compagnia comanda i servizi 9, 10, l'11 settembre effettua le operazioni di caricamento delle navi. La missione volge al termine. Il contingente l'11 sera si imbarca ed il 12 sbarca a Cipro, porto di Larnaca, immediato trasferimento in pullman verso l'aeroporto da cui si decolla con il C-130 attorno alle 9, diretto all'aeroporto di Cameri, Novara, dove giunge alle 14.30 circa. Le navi proseguono per Genova. Il contingente con i pullman viene trasferito nella sede di Legnano da cui era partito. Con l'arrivo delle navi nel porto di Genova, lo scarico dei mezzi e il successivo trasferimento a Legnano, tutti sono rientrati. La missione ufficialmente ha termine alle ore 18 dell'11 settembre, date in cui le navi lasciano il porto di Beirut per raggiungere Larnaca. Al contingente governo erano bastati 17 giorni di estenuante e rischiosa attività per portare a termine la missione ricevuta. Si concludeva così quella che in realtà è stata la madre di tutte le successive missioni di pace. Era la prima volta che l'Italia metteva il naso fuori dalla porta di casa dopo la Seconda Guerra Mondiale, la prima volta che usava la forza militare. E la prova fu positiva. Non è stato più così, nel senso che non c'è stata più esperienza paragonabile al Libano. In Libano l'Italia era un partner alla pari, una potenza protagonista. Non prestammo i nostri uomini a operazioni decise e comandate da altri, prendemmo l'iniziativa e tenemmo testa. Nelle successive missioni di pace siamo stati, come altri paesi e no, un vagone del convoglio piuttosto che una locomotiva. In Libano fummo una locomotiva, non lo siamo stati più. Parole del ministro della difesa italiano, onorevole Lelio Lagorio. La situazione libanese però non è sotto il controllo del governo come credeva Bechir Gemayel, che il 14 settembre 1982, tre giorni dopo la conclusione della missione portata a termine da Italcon governo, rimane vittima di un attentato. Le conseguenze sono immediate. Due giorni dopo l'attentato, la falange del Gemayel penetra nel campo di Sabra e Shatila e vendica l'uccisione del suo capo, massacrando centinaia di vecchi, donne e bambini musulmani, per lo più familiari dei palestinesi che i bersaglieri avevano scortato sino in Siria. La traballante autorità libanese chiede il ritorno della forza multinazionale ed il capo dell'OLP, Yasser Arafat, insiste sul ritorno dei soldati italiani che nella missione appena conclusa si erano guadagnati la stima di tutti per efficienza, umanità ed imparzialità. Lo scenario libanese era mutato rispetto a quello lasciato alla fine di Libano 1, così come altro è il compito assegnato alla nuova forza multinazionale che prevede di costituire una forza di interposizione in località concordate per assicurare quella presenza multinazionale che assista il governo libanese e le sue forze armate nella zona di Beirut. Anche le zone di responsabilità dei contingenti della forza multinazionale sono cambiate. A nord quello francese, al centro Italcon ed a sud, nell'area aeroportuale, il contingente americano. In un secondo tempo giunge a Beirut per un breve periodo un piccolo contingente inglese che verrà dislocato nella parte sud-est della capitale. Il nuovo Italcon
si schiera quindi nella stessa zona dove il contingente governo aveva operato nella Libano 1, ampliando però la precedente area di responsabilità verso est e verso sud. Questa volta il governo partecipa quale aliquota meccanizzata di un contingente di livello gerarchico superiore, raggruppamento, che inquadra anche un battaglione di Parà della Folgore, i Marò del battaglione San Marco della Marina Militare ed un battaglione logistico in via di costituzione. Il comandante è il generale Franco Angioni, paracadutista dalle origini bersaglieresche. Nel suo complesso il settore italiano ha un perimetro di circa 30 km che ingloba i due campi palestinesi di Shatila e Bori el Barajaneh, abitati da circa 24.000 persone, delle quali il 95% sono sciiti. Il 23 settembre 1982, dopo pochi giorni da rientro in patria, il secondo battaglione bersagliere riparte alla volta del Libano, dove sbarca il 27 dello stesso mese. Il secondo Italcon beneficia della favorevole atmosfera di fiducia e di stima conquistati durante la prima missione. La dimostrazione di tale favorevole atmosfera verso i nostri bersaglieri la si è avuta il giorno stesso dell'arrivo, quando il nucleo da ricognizione è entrato a Bori el Barajaneh e accolto con lanci di riso e scritte sui muri Only Italy. Ed è proprio a Bori el Barajaneh che il governo si schiera a protezione dei suoi 15.000 abitanti. Il 26 ottobre, avvicendati dai Parà della Folgore, i bersaglieri vengono destinati alla protezione di Shatila, dove rimangono fino al termine della missione. Presidi di checkpoint, posti di osservazione, pattugliamenti costituiscono le principali attività operative in atto senza sosta H24 per garantire la sicurezza degli abitanti dei citati campi, impedire la circolazione di armati e dissuadere la polizia di soldati libanesi ad usare violenza durante le perquisizioni e gli arresti. Anche durante questa missione i bersaglieri del governo hanno dimostrato grande efficienza, senso di disciplina, spirito di sacrificio e la consueta grande umanità già evidenziata in tante altre circostanze in cui il nostro soldato si era reso protagonista. Di ciò è testimone vivente il piccolo governolo Ibrahim Mustafa Ali Zanzan, così chiamato dai genitori perché è venuto alla luce durante una notte di coprifuoco nel campo di Bori el Barajaneh, grazie al tempestivo intervento di una pattuglia di bersaglieri comandata dal tenente Sergio Cuofano e dall'opera del sottotenente medico Ferruccio Vio, figlio del bersagliere Emilio Vio del terzo reggimento bersaglieri decorato al valore militare sul fronte russo 40 anni prima. Il 3 marzo 1983 il governo, portato a termine con pieno successo anche questa seconda delicata missione, rientra definitivamente in patria, ma l'opera dei bersaglieri in Libano continuerà fino alla fine del 1983 con l'avvicendarsi di altri reparti, dal 10° battaglione bersaglieri Bezzecca al comando del tenente colonnello Corrado Nico, alla compagnia bersaglieri del sesto palestro comandata dall'allora capitano Paolo Leotta, fino al terzo battaglione bersaglieri Cennaia al comando del tenente colonnello Sergio Carnevale. Il rientro del Cennaia segna l'inizio del graduale disimpegno del contingente italiano dal Libano, che si concluderà il 26 febbraio 1984. Il prestigio internazionale dell'Italia e delle sue forze armate risulta particolarmente rafforzato e anche per questo la bandiera di guerra del secondo battaglione bersaglieri viene insignita della croce di cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia. Termina il 28° incontro con la storia d'Italia.